Ciao a tutti, ecco qua. Oggi vi voglio far vedere come realizzare questa bellissima torta. Ho visto che vi è piaciuta la torta che avevo fatto sul profilo, avevo fatto un piccolo video e avete richiesto di fare questa bellissima torta. Naturalmente io ho cambiato solamente la decorazione lì fuori perché quella era messa con gli smalti e questa invece con i fiorellini. Adesso andiamo insieme a realizzare questa bellissima torta. Ok, per fare i battispagni ci servono 5 uova, 150 g di zucchero, 130 g di farina 00, 8 g di lievito per dolci, 30 g di cacao zuccherato. Io ho usato quello zuccherato, chi vuole usa anche quello amaro. In quello amaro però ne usate 20 g. Adesso andiamo a fare il pan di spagna. Ok, mettiamo le 5 uova qua dentro, 1, 2, 3, occhio ad aprire naturalmente, 3, 4 e 1, 5. Togliamo questo, adesso prendiamo il nostro sbattitore e andiamo a sbattere le uova. La farina e scusate lo zucchero ancora mosca lasciamo lavorare bene. Aggiungiamo la farina ancora mosca. Facciamo una scotta di farina, ancora una volta. Ok. Mescoliamo bene. Prendiamo la nostra palettina e cerchiamo di pulire gli angoli. Così. Aggiungiamo adesso il nostro lievito. Tutto. Se lo lavoriamo bene bene. Allora, chi vuole il nostro pan di spagna, basta lavorarlo adesso con la nostra palettina. Adesso togliamo bene che non cada, ok. Chi vuole il pan di spagna lo può fare in bianco così, senza la cioccolata. Adesso io lo mescolo bene, detto, così. E il nostro pan di spagna è pronto da mettere nella teglia. Però io lo voglio fare al cioccolato, per cui vado ad aggiungere adesso la cioccolata. Appoggio il mio pannellino, questo qua dentro. E vado adesso ad aggiungere la cioccolata. Ecco. Vado a fare tutto così per bene. Questi perché così non sporco. Adesso io col pennello, vedete, mescolo bene tutto il nostro impasto. Vedete?
come molto bene la cioccolata. Così. Ok, il nostro impasto è pronto. Adesso vi dico cosa fare dopo di questo. Ok, io adesso utilizzerò una teglia 35x35, ho messo la carta, però io utilizzerò questa perché ho intenzione di fare tre pan di spagna, perché la devo fare grande. Per chi vuole farla invece il pan di spagna più alto e più piccolo, basta utilizzare una di questa qui, che viene bellata come questa. Decidete voi come la volete fare. Io ho intenzione invece di fare tre pan di spagna, per cui questa è la prima, perché la devo fare bella grande questa torta che mi serve, per cui non vado a tagliare il pan di spagna, solamente ne farò tre teglie di queste. Invece chi vuole, naturalmente, ripeto, la vuole fare alta e non ha voglia di fare tre volte il pan di spagna e che è brava anche a tagliare, basta utilizzare questa teglia qui grande. Ok? E poi quando viene una la taglia a fettine, ma io ho intenzione di fare diversamente questa torta. Per cui adesso prendo questa teglia qui con la carta già messa dentro, mettiamo anche meglio, ok? Una giustamente deve essere libera per quello che ha in casa. Io cerco di utilizzare sempre quello che ho in casa, senza sprecare soldi. Adesso andiamo a prendere il nostro impasto, vedete? Lo mettiamo dentro. Adesso vado a sistemare l'impasto per bene, cerchiamo di fare una forma per bene. Sto cercando di fare un copiato. Ok, vedete? Io l'ho messo a posto. Adesso mettiamo questo. Cercate di fare così, in modo tale che il pan di spagna viene perfetto uniforme, ok? Ok, meno non esce. Adesso andiamo a metterlo nel forno a 180 gradi circa 10-15 minuti, dipende anche dal vostro forno che avete. Basta prendere uno stuzzicadente. Provate a metterlo dentro, se è asciutto stuzzicadente vuol dire che il pan di spagna è pronto. Adesso andiamo a metterlo nel forno. Mettiamo il forno già riscaldato, ok? Chiudiamo e ci ritroviamo qui quando è pronto il nostro pan di spagna. Ok, l'ho tirato dal forno, vedete com'è già bella calda. Adesso la mettiamo qui, togliamo la nostra teglia perché è proprio caldo, ve lo dico. Ok, vedete? Bene, adesso io ne farò altre due di queste qua, però chi vuole, l'ho detto, lo ripeto, può farla più alta e poi la tagliate. Io invece questa volta ne farò tre. Adesso la vado a girare e vi faccio vedere come viene. Bene, ho messo la carta, vedete, un'altra carta sopra, perché così la vado a girare. Una e due. Vedete? Così piano piano. Vedete come si vedono gli scagli di cioccolata? Vuole setaccia la farina, io invece non la setaccio, solo il cioccolato, perché poi vengono fuori, vedete, tutte le bellissime spicche di cioccolato. Ok, perfetto. Ok, adesso per fare la crema ci serve 600 ml di panna da montare e poi 170 g di latte condensato. Chi non ha il latte condensato in casa, a volte non si trova perché non l'abbiamo, non lo prendiamo sempre, basta usare un 5, massimo 6 cucchiai di miele. Adesso andiamo a montare la panna. Ok,
andiamo a montare la panna e poi ci ritroviamo qua. Ok, io ho montato la panna, adesso vado a mettere dentro il latte condensato. Vedete? Piano piano. Così. Mettiamo tutto, piano piano mescoliamo bene. Vado a finire tutto, metto tutto e vado a finire di fare bene la panna crema. Ok, ho finito di montare la crema. Lasciatelo così un pochino, ok, tolgo le palettine che non ci servono, ok, metto qui. Adesso con la nostra paletta, piano piano, senza smontare la panna, cercate di fare così, così, da sotto sopra, perché così non smonta la panna, Adesso... dopo aver fatto bene, passato bene, vedete, così la andiamo a mettere in frigo per riposare un pochino la nostra crema. Volevo dire che se io l'ho fatta così la crema, chi vuole può usare la crema pasticcera come riempire la nostra torta, anche la crema al cioccolato, ok? Siete voi a scegliere. Io ho voluto scegliere la crema fatta così, con la panna e il latte condensato, ok? Adesso andiamo a riposare in frigo per 5 minuti e ci ritroviamo qui. Ok, adesso mentre che la panna riposa noi andiamo a tagliare il nostro pan di Spagna. Naturalmente, ripeto, chi l'ha fatto quella formata basta tagliare in tre parti la nostra torta. Io invece ne ho fatte tre. Cosa faccio? Vado a mettere tutte e tre uno sopra l'altro, perché dobbiamo dare la forma tutto uguale. Aspetta, uno, vado a prendere anche l'altro, metto tutte e tre uno sopra l'altro, perché così la taglio per bene. Aspetta, taglio, aspetta, faccio praticamente unica misura. Uno, due, si viene una bella torta. Vedete? Due, taglio anche qui. Vedete che vi dicevo che io la facevo un po' più grande, perché così, ok, tolgo questi pezzettini che non ci servono, questo qui. Adesso taglio anche questa parte qui, così ho fatto unica forma la nostra torta. Ok, togliate anche questa parte qui, la togliamo, ok, vado a conservare quelli. Adesso prendo il primo strato, lo vado ad appoggiare, uno, prendo il secondo e lascio uno solo qui. Vedete? Adesso vado a prendere il vassoio per mettere la nostra primo strato di pan di Spagna. Ok, ho messo il pan di Spagna su un vassoio, e se avete un vassoio più grande va benissimo lo stesso, perché adesso iniziamo a decorare la nostra torta. Per decorare, intanto facciamo che bagniamo con il latte la superficie con un pennello, così. In modo così potete fare come volete, bagnare anche con un po' di rum, o per chi la vuole un po' analcolica, dipende voi come la volete la vostra torta. Io metto il latte perché, essendo che ci sono bambini, allora la faccio
semplice e dolce. Vedete? Però la bagna si può fare come desiderate. Sapete che per la bagna serve il latte con un pennellino morbido. Abbiamo bagnato tutta la superficie della torta, bagniamo bene bene. Adesso andiamo a decorare. Allora, noi la decoriamo con la nostra crema che abbiamo fatto insieme con la panna e il latte condensato, cioè questo, vedete? Poi, chi vuole può farla con la crema pasticcera, se no con la crema di cioccolato, decidete voi come la volete decorare. Noi iniziamo a decorare la nostra torta. Prendiamo, mettiamo lo strato di panna. Adesso piano piano vado formare, vedete, piano piano mettere bene la panna, crema, pan, come la volete chiamare, ok? Fate bene un bel estratto. Adesso io vado a finire di fare il primo estratto, dopo ci ritroviamo qui per far vedere come è venuta la prima parte. Ok, io ho passato per bene, vabbè, adesso non è perfetta perché ragazzi non è che siamo tutte brave. Adesso ho cercato di fare l'unica forma di nostra crema. Adesso io, visto che ho fatto la crema così, vado a mettere delle gocciole, vedete? Gocce di cioccolato. Questo decidete voi quanto ne volete mettere, lo sappiamo un pacchettino. Decidete voi se mettene tanto o poco, io ne metto quanto basta per fare la decorazione, per venire bellissima questa torta. Perché viene anche buona, eh? Vedete? Così. Vedete bene che non cadono dietro, vedete? Così, che poi serve il latte per decorare bene la torta. Ok, ne metto altre due, boh. Vedete? Bene, adesso dopo aver fatto questo andiamo a mettere la seconda parte della nostra torta. Prendiamo il secondo strato. Andiamo a metterlo sopra per bene. Cercate di mettere bene l'unica forma, eh? Vedete? Così. Così. Ok? Adesso andiamo a mettere anche qui il latte. Vedete? Bagniamo anche qui il latte, come abbiamo fatto prima, che deve venire morbida. Vado a finire questo e poi ci ritroviamo qui. Ok, ho fatto tutto, vedete? Ho bagnato bene tutta la torta. Ho bagnato anche un po' dei lati. Ok, adesso vado a coprire anche qui la nostra crema. Naturalmente chi l'ha fatto con la crema pasticcera fa la continua a fare. Ok, io l'ho fatto così. Anche qui andiamo a fare il secondo estratto. Vado a finire anche questa parte qui e ci ritroviamo dopo. Vedete, sto cercando anche di coprire un po' mano a mano anche questo lato qui, perché poi dobbiamo fare la decorazione. Vedete? Metto poco. Così. Serve solo per un pochino decorare,
dopo perché si deve mettere. Non vi preoccupate se vi cade un po' di crema. Naturalmente chi la fa con la crema non mettete la crema qui, ma la finite di fare con la panna, solo quando fate la parte sopra. Io visto che la crema l'ho fatta in bianco, non finisco di decorare così. Vado a finire adesso anche fare questi quattro lati e poi ci ritroviamo qui. Ok, ho fatto sopra, metto un altro po' di gocciola nella seconda parte, ne metterò di meno, se no mi viene troppo cioccolato. Andiamo a mettere adesso l'ultimo strato di pan di Spagna. Mettiamo qui l'ultimo strato. Bene. Ok, e questo è il terzo estratto. Adesso anche qua andiamo a bagnare, facciamolo bene perché dopo si assesta, perché quando li mettiamo bene sul vassoio aperto si viene messo bene. Ok, perfetto. Adesso andiamo a bagnare di nuovo con il latte. Faccio anche questo e poi ci ritroviamo qui. Ok, ho passato il latte, adesso vado a finire con la nostra crema. L'ultimo estratto con la crema. Ok. Vado a fare bene anche questo estratto di crema, così, vedete? Questa la facciamo ancora meglio perché è l'ultima parte, la decorazione. Ok? Vado a finire anche questa parte qui e poi ci ritroviamo qua. Ok, avete visto? Io l'ho fatto già tutta la parte, ho cambiato già il vassoio perché mi interessa poi decorare tutti e quattro i lati. Vedete com'è venuta? Vedete? Questi sono tutti e quattro lati. Adesso andiamo a fare la decorazione. Ok, adesso per fare la decorazione anche ai lati, noi utilizziamo un bicchiere di acqua, un colorante per alimenti, di quello che volete, rosso, verde, blu, di quello che vi trovate. Io lo sto utilizzando rosso. E poi farina di cocco, 200 grammi. Adesso mettiamo un bicchiere di acqua qui, ok? Perché dobbiamo bagnare il cocco. E mettiamo il cocco dentro. Così. Fatelo con le mani. Fate sentire bene che si bagna il cocco, eh? Un bicchiere d'acqua va benissimo. Dipende anche il vostro bicchiere, non fate troppo, perché sennò poi dovete utilizzarne di più di cocco, ok? Io ne ho utilizzato 200 grammi di cocco, per fare la decorazione mi basta. Adesso dopo aver bagnato bene il cocco, lo mettiamo dentro il colorante. Ok, come vedete, è bagnato tutto per bene, deve essere un po' umido perché deve essere messo nei lati, eh? Non lasciatelo asciutto, eh. Adesso vado ad aggiungere anche il colorante. Vedete? Mettetelo tutto perché serve. Deve diventare bello. Ok, adesso vado a lavorare bene il nostro cocco. Adesso è tutto velo rosso, eh? Ok, il cocco è pronto, vedete? Adesso vi faccio vedere come mettere sulla torta. Ok, adesso prendete il cocco di una mano, ok?
me lo faccio vedere così. Poi piano piano, con la mano umida, vedete? Lo mettete così sulla torta. Vedete come lo faccio vedere così, vedete? Anche se vi cade sulla tavola, non vi preoccupate, va benissimo. Prendete il cocco e lo mettete così. Per questo vi serve un vassoio aperto senza manici, ok? Perché dovete fare bene la decorazione. Vedete? Così. E deve essere anche bel bagnato il cocco, eh? Bello, non troppo di acqua però, naturalmente, eh? Vi faccio vedere una parte, così dopo io vado a continuare, eh? Cercate di mettere il più possibile, chi piace. Chi non vuole fare così la decorazione, potete mettere anche dei granellini di zucchero o... Cioè, la vostra fantasia, io metto il cocco perché a casa mia piace tantissimo. Come avete visto, l'avevo fatta vedere la prima torta che avevo fatto il compleanno del mio bambino. L'avevo fatta, se vi ricordate, con l'azzurro nella foto. Vedete come viene il cocco? Viene messo bene. Così. Adesso vado a continuare anche questa parte qui. Vado a continuare tutti gli angoli, come stavo dicendo, vedete? Come ho formato gli angoli bene. E vado a finire anche questa parte qui. Così, vedete come lo sto mettendo? Poi la parte sopra vi faccio vedere come fare. Adesso andiamo a finire questi lati qua, che sono più importanti in questo momento. Se avete, come uso io, la tavola questa lucida, mettete, potete anche riprendere, l'importante è che non sia asciutto, eh. Andate a bagnare ogni tanto, mescolate bene il cocco. Vedete? È semplicissimo, vedete? Vedete come sempre è facile da fare? Non è difficile, ve lo posso garantire, ragazzi, è proprio facilissimo. Io non sono una brava faldocci, cioè io quello che so fare cerco di farlo vedere anche voi, perché potete anche voi realizzare le vostre torte. Certo, poi ci vuole un po' di fantasia, quella che ogni tanto a me manca, eh. Vedete come sta venendo bene? Adesso faccio l'angolo, vedete? Stringo la mano così, vedete? E formo l'angolo. Vedete? Vedete, cercate di spostare, prendete anche quello che è caduto, perché tanto vedete come viene perfetto. Adesso io cosa faccio? Visto, adesso vi faccio, finisco questo e poi vi faccio vedere. Cercate di stare dentro. Finisco anche questa parte dell'angolo. Adesso cosa faccio? Finito i due lati, prendo tutte e due mani così, bagnate anche l'altra, ok? E faccio così con le mani, così fermo bene la torta. Vedete? Praticamente metto bene la nostra torta. Vado a finire anche questo lato qui, vedete? E poi ci ritroviamo qua. Ok. Vedete? Ho fatto tutti i quattro lati, vedete come mette bene?
Aspetta, ve lo faccio vedere. Adesso andiamo a fare la decorazione sopra. Ok, adesso per la decorazione ci serviranno. Vedete, queste qua sono petali di fiore. Vedete? Fatti in ostia. Andiamo a mettere uno qui, così. Andiamo a mettere un altro qui. Metto un altro qui. Sì. Un altro qui. Andiamo a mettere anche un altro qui. Ragazzi, vi ricordo che io non sono così tanto brava sulle decorazioni, eh? Ci provo. Qui. Oh, e un altro qui. Adesso usiamo questa matita crema cacao che li trovate in tutti i supermercati. Smaltiamo bene. Andiamo a fare qua un zigzag così. Ok, uno. Tanto per dare un senso alla nostra tortina. Metti due. Tre. Metti. Così. Ragazzi, sto provando a scrivere qualcosa, eh. Vi ricordo che non sono brava. Ok, penso di aver riuscito, eh? Grazie. Ecco qua cosa vi ho scritto. Grazie a tutti voi. Adesso per finire bene bene il lavoro, chiudiamo la pennina. Chiudiamo. Prendiamo il riso rimasto, ok? E andiamo a fare qui un po'. Vedete? Così. Intorno una piccola decorazione, tanto per fatela pulita, piccolina, non così. Ok, non ho messo tanto perché tanto è solamente una piccola decorazione, tanto per far vedere un po', diciamo, di fantasia.
Poi mettete voi un po' di vostra fantasia, eh. Abbiamo fatto tutto il reparto, vedete? Adesso pensavo di mettere qualche altro fiorellino. Così. Due. Ragazzi, oggi un po' di fantasia mi è uscita fuori, eh? Diciamo che un po' di fantasia mi è uscita fuori. Visto? Che bella? Ecco qua la nostra torta appena realizzata. Vedete? Cosa dire? Io spero che anche questo piccolo progetto vi sia piaciuto, facile da fare e come avete visto con pochi ingredienti e niente. Fatelo in tanti e se la fate mettete la foto sul nostro canale o sul mio profilo. Perdonatemi, sapete che io non sono così brava a dire tante cose e ogni tanto anch'io mi perdo. Per cui, grazie a tutti, a presto. Ciao ciao!